Incidenza sempre più alta tra i tamponi effettuati in farmacia. I positivi trovati arrivano anche al 40%. A confermare la notizia che ci stiamo avvicinando al picco dell'estate, Farmacie Unite. Le richieste, spiega Livio Patelli, sono triplicate negli ultimi 15 giorni, mentre gli autotest stanno andando a ruba. Richieste di prenotazioni cui diverse farmacie hanno reagito, anche aggiungendo al loro portale un servizio di prenotazione online. In questi giorni il telefono è di nuovo bollente. Siamo passati da farne una qualche decina, 10-20 al giorno un mese fa, e adesso in mezza giornata riusciamo a farne anche una cinquantina. Noi vediamo magari un numero complessivo a livello nazionale minore di tamponi eseguiti al giorno, ma un'incidenza maggiore, perché chiaramente tutti quelli che vengono a farli hanno un sospetto di poter essere positivi. Omicron 5, la variante che provoca sintomi anche severi, spesso prima che il tampone riesca ad intercettare il virus e dunque segnarne la positività. Dunque un test potrebbe non bastare, per questo gli specialisti consigliano di ripeterlo. Io direi di far passare tra un prelievo e l'altro, tra un tampone e l'altro, anche 48 ore, un giorno sì, un giorno no. Così facendo, nel giro di 3-5 giorni abbiamo fatto 3 tamponi e a quel punto possiamo essere moderatamente sicuri che non siamo stati infettati dal Covid, ma sia magari l'aria condizionata. Inizia ad aumentare anche la richiesta di mascherine nelle farmacie, anche se non si stanno raggiungendo i volumi delle scorse ondate. Il Covid, insomma, sembra fare meno paura, in controtendenza con gli ultimi dati sulle prenotazioni della seconda dose booster. In questi giorni stiamo vedendo un aumento incredibile delle prenotazioni, cosa che ci fa molto ben sperare, perché veramente questa quarta dose, che era partita un po' in sordina, a mio modo di vedere, sta partendo adesso molto molto bene.